quell'altro fa affari con tutti. E questo genere di impostazione però ha un altro motivo di interesse, cioè ci inserisce quella tradizione, quella letteratura grottesca, di quella letteratura sotto certi versi, non in termini etimologicamente storici, ma vagamente surreale, eccetera, che va da Gogol a Bulgakov, no? Per esempio. E quindi, come dire, un esito dei nostri giorni, dal punto di vista letterario, di una tradizione che si è consolidata in secoli nella letteratura. E abbiamo fatto c'è un volume bellissimo che è fuori di questo, che non mi ricordo più la casa editrice, ma voglio dire non è un caso che sia una modesta casa editrice, una piccola casa editrice rispetto ovviamente alle grandi corporazioni editoriali italiane, che si intitola La libreria della Rue Charras di Cauteradini. Algeria, siamo in Algeria e un giovane, siamo in Algeria, in questa via dove c'è questa libreria, ormai facilmente appunto tale che viene inviato un giovane per ripulirla e farsi dentro qualcos'altro, perché ovviamente anche le librerie dovrebbero rispondere a logiche di tipo commerciale, dobbiamo farsi dentro qualcos'altro che rende più. Attenzione, anche qui siamo nell'ambito del documento romanzo, perché la libreria della Rue Charras è esistita davvero, okay? E come vedremo ha avuto anche presenze interessanti. È diventata succursale della biblioteca di Algeri in tempi lontani, no? E fu creata da Edmond Charnoux, uomo che poi diventò un personaggio mistico del mondo dell'editoria. Siamo in Algeria, quindi siamo in Francia, ma la Francia che c'è dall'altra parte del mare. Perché questo signore fu colui che per primo pubblicò Camus, peraltro è un grande scrittore francese, Algerino. E c'è una bellissima frase che si trova lì dentro: il libro sono un piacere che non crea dipendenza, ma indipendenza, che è diciamo l'elemento che sottende tutto il racconto di questa straordinaria avventura, di questa libreria, ma anche casa editrice, ma anche laboratorio di idee e tentativo di fare cose. E quindi attraverso la biografia di questo Edmond Charnoux, che è nato nel 1915, che è morto nel 2004, lì ha avuto anche una bella vita lunga, no? Libraio, editore, no? E però una vita che ovviamente trattando di questi temi in questo modo, una vita fatta di successi e di delusioni, e anche di qualche noia, e anche di qualche problema, anche legato anche di natura politica, che poi si è trasformata in incarcerazione e quant'altro, no? Lui ha pubblicato appunto Camille, ha pubblicato Giguard, Emmanuel Robert, Garcia Rocca, Vinque, Saint-Exupéry, e li lanciò nel mercato editoriale mondiale partendo da questo botteghino che aveva in questa stradina di Algeri, osteggiato per l'altro dalle autorità coloniali francesi. Naturalmente tornava a Parigi, tornava per i contatti eccetera eccetera, e organizza una mostra di Ettore Bonanno a Parigi e riscopre Gertrude Stein, e la quale parla di lui alla radio, alla Gertrude Stein, la grande prostituta. Parla di due alla radio, ne parla in termini per lei estremamente entusiasti, ma questo fa sì che lui vada in galera per 3 mesi. Però bisogna essere un simpatizzante comunista. Quindi qui abbiamo tutta una serie di racconti, di aneddoti, di
che ci raccontano un mondo e che ci raccontano quello che forse per i libri il mondo migliore. Lo stile espressivo di questa scrittrice donna è vivace, molto raffinato, molto, e riesce a trasferirci i germi della passione che lega gli autori ai libri. Riesce per la verità a informarsi anche di altre cose, perché tutte le cose poi, i tempi sono un po' come delle matriosche, nel quale una matriosca contiene una matriosca che verrà fuori dopo, che contiene un'altra matriosca, eccetera, eccetera. E allora magari certe matriosche che ci è difficile accettare oggi, fatte di conflitti, fatte di gente che magari colpendo innocenti ha deciso di alzare la testa rispetto a determinate situazioni, magari le radici di queste cose si trovano nella matriosca precedente, per tradurla proprio nei soldoni, magari certi estremismi islamici trovano la loro radice nelle vessazioni che decine di anni fa le forze europee hanno sviluppato in termini che non erano nel mondo. Quindi un grande libro che si legge proprio loro, che si tira dentro, perché c'è poi anche un aspetto magico, è molto bello, molto bello. E poi arriviamo per finire ad un indigene che sono sempre il libro romanzo si intitola David e loro della Orch, Carl Orch. Sigrid Vegas è uno scrittore non lo conosco. Ciao, già, non è che è uno di quelli che conosciamo di più. Eppure fu il primo americano a vincere il premio Nobel nel 1930 con la motivazione per la sua arte descrittiva, vigorosa e grafica, per la sua abilità nel creare con arguzia e spirito nuove tipologie di personaggi. E invece lui crea nuove tipologie di personaggi, ma sono tutti personaggi che sono l'americano medio, meglio se fuori dalla grande città, o se lo trovate dalla città più modesta, quindi dove anche i rapporti sociali fra le persone sono più diretti e meno mediati. Il protagonista di questo romanzo è un self-made man, il mito fondante dell'America, agente immobiliare che è riuscitissimo, è ben inserito nella società che lo circonda, quindi della middle upper class locale, della quale lui è un esponente riconosciuto ed apprezzato, in un contesto dove sappiamo che questo si coniuga anche con una adesione solida alla chiesa presbiteriana, no? Tutti collegati. E quindi vive, nuota come un pesce in quell'acqua lì, nuota bene, in quest'acqua fatta di conformismo, di permenismo, di... Siamo in che anni? Siamo prima della crisi, verso la metà degli anni 20, dove sono tutti contenti, però dove ci sono germi di razzismo, di segregazionismo, dove ci sono quindi e queste cose hanno platea, hanno sostegno. Lui dice tutte queste cose e ordinatamente conduce la sua vita. Perché? Perché il suo conformismo sociale si traduce nel suo successo economico e anche sociale. E va avanti. È un libro di 450 pagine. E va fin qua, a un certo punto, inizia a interrogarsi sulla vita che sta conducendo. Ci
sono delle ragioni proibitorie, comunque per delle ragioni che non mi sono dire, comincia a interrogarsi, a chiedersi e comincia ad accorgersi con il grande disappunto del fatto che siano insorti forti dubbi sul fatto che quella sia davvero la vita che lui ama di più, quella per la quale devi tacere e assecondare, per esempio, un idiota, se socialmente quell'idiota lì è più elevato, è al grado più elevato del tuo. E non ti conviene contraddirlo. E se al capo vuole dire la tua opinione, però sai che dopo potrebbe, e allora la tua opinione non la dici, è una vita che va avanti così, fin quando a un certo punto il nostro papi lo già fa più, non gli fa, e allora comincia a dare altri e allora si rende conto che quella meravigliosa costruzione sociale, il suo castello ideale che lui aveva costruito in anni e anni e anni di lavoro di successo, di ricchezza accumulata, che gli permette di mantenere tutta la famiglia e gli amici e fare le feste e ricevere anche qui le pagine in cui vengono raccontate come la moglie vuole organizzare il ricevimento, che è straordinario perché raccontano questo mondo, no? E lui si rende conto che tutto questo castello che gli sembrava così solido, non era solido, ma non c'ha le fondamenta sono di borotalco. Si rende conto che ciò che lui ha costruito in decenni di impegno costante, se non ritorna in riga subito, crolla malamente su se stesso. C'è anche una storia nella storia, nel senso che va bene, non è giallo. Senso che a un certo punto questo signore che è sposato, che ha due o tre figli, che ha una situazione, avvia una relazione extraconiugale con la signora, che all'interno di una diplomazia di questo tipo è una cosa irreversibile, mettere minare l'idea di famiglia americana così tranquillizzante, che si stima, molto bella. E allora cosa fa il nostro povero padre? Rientra molto velocemente nei ranghi, e allora quella società che era un po' come diciamo i ruoli, no? Cioè, camminavi in un certo modo, riuscivi a camminarci, nel momento in cui hai camminato nel modo sbagliato, sei aperta, sei. Ma nel momento in cui sei disposto di nuovo a riprendere il tuo ruolo di, come si può dire, militante della conservazione e del perverismo americano, ecco che l'acqua si riapre e viene il tuo posto. Ti viene restituito, paro paro, cioè, non è stato là, la devi più fare, se no sarebbe che sei così. E troppo cosa. E quindi, vai. E poi c'è un tipo. Il quale voglio dire il meno possibile, perché già il fatto che ha una strofa è anche questo è stato significativo come dimensione, ma è scritto in modo tale che ti tira dentro, cioè, ci si spaventa quando si è a pagina 1, dopo che il testo si va via bene e si legge con una notizia. L'epopea è qui, siamo a Detroit, la Detroit del fine anni 50 e inizio anni 60, quindi la Detroit del boom economico americano, la Detroit ricca, veramente ricca, la Detroit industriale. Perché si intitola loro? Perché il fatto che sia un loro prevede che ci siamo noi. E se uno intitola il libro loro, vuol dire che fa parte del noi. Giusto? Questa è una roba di legume. Ma anche nella Detroit, del boom economico degli anni 60, scoppia una, nel 1967 per esattezza, scoppia la rivolta della comunità nera. Ora,
voglio dire, vieni qua a raccontare quella del arrivo degli americani, che per certi versi è ancora vivo, che invece tu cose anche di ottima salute, è ripetitivo, però è anche illuminante, cioè per intenderci questi signori, che sono quelli che hanno portato, che portano la democrazia e la libertà nel mondo, poi, come dire, nel loro livello, certe cose vengono mantenute e si sono ormai cristallizzate. Gira anche una battuta che dice che se un movimento di vent'anni, in questo periodo, se un movimento di vent'anni muore di malattia al sole, tu vuol dire che è tutto sfortunato. Perché la polizia, come sappiamo, è il potere, non sono particolarmente attenti a quelle istanze. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire questa rivolta? Questa rivolta vuol dire una cosa sola, che il sogno americano può cessare di essere sogno e diventare incubo. Può diventare il peggiore degli incubi. Quando ti trovi la gente in strada che distrugge tutto quello che trova e lo fa per puro spirito di rivolta. Perché è stanco, non va bene così. E allora, questa autrice che appartiene alla media, attenzione, non è un romanzo critico, messa tutto così potrebbe sembrare che questa signora ha scritto un romanzo critico verso la classe sociale di base, in realtà non è così, attenzione, non volevo che tu mi spiego, no? Questa autrice racconta la storia ampia e con più generazioni di Maureen Wendell, che è una di loro perché è la studentessa in cui la scuola serale e in cui insegna una di noi, cioè l'autrice del romanzo, è l'insegnante di una scuola serale frequentata da questa Maureen Wendell, no? Qui non è, come si diceva prima, una mescolanza di inventiva realtà. Non è esistita davvero una Maureen Wendell, però l'autrice ci dice che ne sono esistite decine che lei ha incontrato, no? E allora, mettendo insieme queste storie, costruisce questa vicenda con particolare attenzione a loro, qui potrei pensare la maggior parte di noi, con particolare attenzione al ruolo che nella società americana viene attribuito alla donna. Perché la città americana non è soltanto la New York, Times Square e le ragazze che vanno lì a protestare, a fare le cose, ma la città americana è fatta anche di cittadine a quale è una via sola, poi storiche, e dove alle donne vengono non solo attribuiti incarichi meno nobili molto spesso, ma non vengono neanche più essenziali. E quindi donne che vivono in ignoranza, nella dipendenza sia economica ma soprattutto affettiva, soprattutto sociale, perché ormai stratificata, no? Rassegnate, perché sembrerebbe essere questa una condizione inamovibile, inattaccabile. È così perché era così prima, probabilmente sarà così anche dopo, no? E questa è la vicenda. E addirittura con la rassegnazione qui si vede in diversi punti, in diverse circostanze, che quando la donna si accorge che l'uomo sbaglia, quasi riconosce un diritto dall'uomo e avvoca a sé il compito di tirarlo su, di consolarlo, di cercare in qualche modo di farlo rientrare in una architettura corretta. Ma il problema è che neanche gli Wendell che verranno dopo, perché come vi dicevo qui ci sono più generazioni,
neanche quelli sono condannati alla, a, a salvarsi. Perché? Perché il degrado che ammorba questa società è circolare, cioè continua a tornare, sia moderna, acquista magari caratteristiche diverse del mondo, ma la radice che non sostiene è sempre la medesima, è difficilmente scalfibile, in qualche modo sembra quasi essere la maledizione che ammorba la società americana, nella quale quindi anche i giovani non trovano, quelli accusati qui, non trovano, non riescono a realizzarsi perché non trovano la strada per realizzarsi, perché non sanno nemmeno dove andare a cercare la strada per realizzarsi, perché hanno inserito che quella strada possa esistere. Io ho fatto un po' di chiacchierata, spero di non avermi annoiato. Io ho annoiato. Nessuno di voi ha letto questi libri? Io ho letto i primi due che sono usciti insieme a questo della Olsi. Gli altri, la trilogia. Ha apprezzato? Sì, soprattutto il primo. Questo però no, non l'ho letto. Non l'ha ancora letto. E quindi io, puoi dire, io spero che possa essere interessante, ecco, questo nostro incontro che sarà mensile, quindi adesso ci vediamo a dicembre, quindi facciamo anche l'augurio. Ah! C'è poi un altro libro, grande novità, talmente novità che non è quello che uscirà sabato prossimo, e verrà presentato a Brescia, anche per la ragione che ho scritto io, è giusto. Quindi, vi invito tutti quanti, sabato 24 novembre, ore 17:30, sala dell'Associazione Artisti Bresciani, che è in una traversa che si chiama Vicolo dalle Stelle, che è la traversa di Corso Margine per stare lasciandosi alle spalle la fontana. Oltre che vedere una busta gradevole, divertita, una busta esposta alle pareti, presenterò il mio ultimo lavoro, che si intitola Il repertorio delle storie usate, e poi niente, e poi ci rivedremo a dicembre se vi è piaciuta quella roba qua, per fare un'altra sigla, e porterò probabilmente, appunto, come dicevo, Massimo Tedeschi, che ci racconterà qualcosa di più. Grazie.